Volete che i vostri figli vadano a scuola con il sorriso? Preparateli dei buoni dolcetti per la merenda, ovviamente fatti nel vostro forno di casa. In Nord Europa è usanza preparare gli school buns, ossia dei panini per la scuola. Io li ho preparati una volta a mia figlia Carlotta e ora me li chiede tutte le settimane. In realtà anche io e mia moglie Giulia ne andiamo ghiotti. Per preparare gli school buns ci serviranno 500 g di farina tipo 0 di grano tenero forte, 10 g di lievito fresco di birra, 200 g di uova, 90 g di latte, 90 g di zucchero, 10 g di sale, 90 g di burro. Per la farcitura, crema pasticcera e confettura di lamponi. Per guarnire, 200 g di zucchero a velo, 35 g di acqua, cocco rapé. Siamo pronti per impastare i nostri school buns. Cucchiaio e ciotola. Farina, uova, una parte del latte, ne avanziamo circa un cucchiaio, lievito di birra e iniziamo a impastare. A questo punto mettiamo lo zucchero, lo bagniamo ancora con un po' di latte . Iniziamo a impastare anche con le mani, in modo da raccogliere la farina libera nella ciotola. Quando la ciotola è pulita, andiamo con il sale e il restante latte. Prima di inserire il burro andiamo sul tavolo in modo da dare forza al nostro impasto. È importante impastare molto energicamente per riuscire a dare forza alla pasta. Più pieghe all'impasto riusciamo a fare e prima avremo il nostro impasto pronto per raccogliere il burro. In Norvegia gli school buns sono una vera e propria istituzione, li chiamano skolleboller, che significa appunto panini per la scuola. E i bambini sono proprio abituati a questi sapori dolci, ma soprattutto anche alle confetture leggermente acidule che gli mettono all'interno. E io credo che sia un buon modo per educare il palato dei nostri figli, fargli assaggiare anche dei sapori non convenzionali. In questo caso stiamo parlando di gusti facili a tutti, ma naturalmente possiamo farcirli con tante confetture diverse. A questo punto che il nostro impasto è bello liscio, andiamo in ciotola mettendo il burro, che va messo lentamente a più riprese, andando piano piano a spalmarlo e poi a impastare. Questo passaggio va fatto in ciotola proprio perché se lo facessimo sul tavolo il burro lo disperderemmo su tutta la superficie. Invece in questo caso la ciotola ce lo contiene bene. Il burro lo metto sempre al centro del mio impasto e poi vado a piegarli su se stesso in modo da impastarlo in maniera omogenea. Bene, il nostro impasto è pronto e ora lo facciamo riposare in frigorifero coperto da pellicola per 12 ore. Il nostro impasto è lievitato 12 ore in frigorifero e adesso andiamo a formare gli school buns. Stiamo
stendiamo leggermente la pasta, che è dura perché arriva dal frigorifero, e con il tarocco andiamo a formare 6 panini. Prendetevi il vostro tempo a creare le palline. Spesso, magari la prima volta che le formiamo, possono risultare ancora non troppo lisce. Non vi preoccupate, facciamo la pirlatura in doppio passaggio. Cosa significa? Facciamo una prima forma, li lasciamo riposare per qualche secondo e poi riprendiamo di nuovo l'impasto. Questo ci serve anche per riuscire a vedere, una volta che sono formate le palline, se abbiamo sbagliato il peso. Naturalmente possiamo utilizzare una bilancia, ma se andiamo ad occhio, se vediamo che una pallina è troppo piccola, possiamo andare ad aggiungere della pasta, magari che era in eccesso, in un'altra. La prima volta che ho assaggiato gli school buns ero in Norvegia, in un mio viaggio per lavoro. Davanti a un forno ho visto queste meraviglie in vetrina. Sono entrato, li ho assaggiati e, siccome mi sono piaciuti tantissimo, ho deciso di andare a casa e impastarli per mia figlia Carlotta. Mi sono piaciuti così tanto che oggi abbiamo la giornata school buns a casa. Cioè, significa che almeno un giorno a settimana Carlotta vuole che io gli cucini questi school buns, li porta a scuola e naturalmente li distribuisce a tutti i suoi compagni e a tutte le sue compagne. Quindi sono diventati proprio un dolce di casa, un dolce nordico che è arrivato a casa nostra. Bene, le nostre palline sono pronte, adesso le mettiamo in teglia. Potete utilizzare una classica pirofila in ceramica come questa, classica per casa, e andiamo a metterli in maniera abbastanza distanziata. In questo caso ne metto 6 e li lascio belli distanziati, perché adesso lievitando dovranno toccarsi. Quindi i panini devono lievitare 1 ora e mezza a temperatura ambiente. I nostri panini hanno lievitato 1 ora e mezza e vedete che si sono attaccati l'uno all'altro e quindi hanno quasi riempito la nostra pirofila. Quando poi verranno cotti, naturalmente continueranno a lievitare e si allargheranno ancora. Adesso dobbiamo prepararci per la guarnizione, per la farcitura. Innanzitutto dobbiamo creare un solco al centro, lo possiamo fare semplicemente con le dita, come dovessimo fare delle pizzette con un bordo. Questa conca all'interno sarà poi quella che accoglierà il nostro ripieno. E li facciamo con crema pasticcera e confettura di lamponi. Se volete potete aggiungere alla vostra crema pasticcera anche del cardamomo, proprio come la ricetta originale. E gli altri 3 con la confettura di lamponi. Questo contrasto tra acido e dolce è una cosa meravigliosa che spesso non si ritrova nei dolci, diciamo, italiani, ma è molto molto sentito nella cultura nord-europea. Bene, lasciamole riposare qualche minuto prima di andare in forno e intanto prepariamoci la ghiaccia che ci servirà come decorazione. Questa ghiaccia è semplicissima, la facciamo con 200 g di zucchero a velo e 35 g d'acqua. Ok, ci siamo e ora andiamo in forno. La cottura è a 180 gradi per 30 minuti. Ora siamo pronti per sfornare. Wow, eccoli! Bellissimi, ma non è finita qua perché adesso facciamo la decorazione. Mm.
mettiamo la ghiaccia sugli school buns. Questa ghiaccia dà un ulteriore sapore ancora più dolce ai nostri panini. E adesso andiamo a spolverare il cocco rapé sulla ghiaccia. Profumo, mi piace tantissimo il cocco. Questi, una volta fatti, poi si conservano almeno per un paio di giorni, sempre che non finiscano prima. Noi di solito li mangiamo nello stesso giorno. Se non vi piace il cocco, potete anche sostituirlo magari con una granella di nocciole o di pistacchio, quello che vi piace di più. Belli, colorati e anche buoni da mangiare. Ecco i miei school buns per la merenda della scuola. Per preparare gli school buns, in una ciotola inseriamo la farina, le uova, una parte del latte, il lievito di birra e iniziamo a impastare. Aggiungiamo lo zucchero, un altro goccio di latte, incorporiamo il sale e il restante latte. Formiamo delle pieghe per dare forza all'impasto e aggiungiamo il burro e lasciamo riposare il composto in frigorifero per 12 ore. Stendiamo il panetto e formiamo 6 palline, le disponiamo all'interno di una pirofila e le facciamo lievitare 1 ora e mezza a temperatura ambiente. Facciamo delle pressioni con le dita al centro dei singoli panini e li farciamo con crema pasticcera o confettura di lamponi. Prepariamo la ghiaccia per la glassatura mescolando in una ciotola lo zucchero a velo con l'acqua. Cuociamo gli school buns a 180 gradi per 30 minuti, sforniamo e decoriamo con la ghiaccia e il cocco rapé.